scenario è sempre quello del Palacalafiore, un Palacalafiore ritrovato e festante con tantissimi giovani. Una bella immagine. Sì, una bella immagine, logicamente, perché è un lavoro che il Comitato sta portando avanti, nella speranza, logicamente, che il settore giovanile in Calabria possa tranquillamente migliorare. C'è un problema impianti che persiste questa volta in tutta la regione, non soltanto a Reggio, addirittura Striscia Notizia è volata in quel di Lamezia, ma ci sono problemi comuni ormai tra Catanzaro, Soverato, Reggio Calabria stessa. Il nodo di sempre, il nodo da risolvere, purtroppo non soltanto legata agli operatori del basket, un problema molto più ampio. Ma è una situazione veramente incredibile, inaccettabile, non si può fare attività in queste condizioni. Gli enti, non so per quale motivo, all'ultimo momento si sono svegliati e hanno disattivato tutti quanti gli impianti dicendo che non ci sono le condizioni per poter fare attività. Ma potevano pensarci prima, nel momento in cui viene costruito un impianto e all'interno dello stesso si fa attività, debbono tutti quanti essere in regola, non solo gli atleti, le società, ma in modo particolare gli enti proprietari delle palestre. Questa sera ovviamente giornata azzurra, tantissimi volti che lei conosce molto bene come coach Bocchino, Maurizio Cremonini, lo stesso dirigente Crotti, e finalmente a Reggio Calabria per questa giornata azzurra per far sentire anche la voce calabrese. Sì, è importante la loro presenza, ma ci sono stati anche in passato tutti quanti e abbiamo fatto sempre un buon lavoro, come d'altronde lo stanno facendo in questa circostanza. Sono persone importanti, sono persone qualificate sia tecnicamente che professionalmente e logicamente la loro presenza in Calabria è importante per quanto riguarda il tentativo di migliorare l'attività giovanile, che è sempre il punto di riferimento di tutta la pallacanestro. Dovete sapere che il presidente della Bozzetta ha avuto una bella svolta social, un'immagine accanto a Manu Ginobili. Penso sia un ricordo indelebile, era un trofeo Sant'Ambrogio, se non sbaglio. Era un trofeo Sant'Ambrogio in cui io ho premiato Ginobili, quando ancora in effetti non era ai vertici della pallacanestro mondiale. Forse nessuno poteva mai aspettare un'ascesa così magnifica e soprattutto duratura. Sì, quando era qua a Reggio Calabria, logicamente era già un buon e ottimo giocatore, però non si pensava che a livello mondiale avrebbe raggiunto i risultati che ha raggiunto e che ancora logicamente continua a fare attività perché fisicamente e tecnicamente è in grado di farsi rispettare in campo. Tra i gradi di ospiti di questa giornata azzurra c'è Matteo Panichi, numero uno della preparazione fisica azzurra, che ovviamente ricordava i suoi trascorsi da giocatore, ricordava Sasha Volkov, in tanti ricordano Viola contro Treviso. Con questa Viola che ci sta sorprendendo giorno dopo giorno, gli intrecci di un eventuale playoff potrebbero scrivere eventualmente Viola contro Treviso al playoff. È ancora prestissimo per dirlo, però qui si sogna. Sarebbe interessante, logicamente ancora la Viola non ha raggiunto i playoff, ce ne vuole un po', ma ci sono le condizioni logicamente per raggiungere questo risultato che sarebbe ottimale non solo per la società, per la città, per la Calabria e per tutti i tifosi che sono al seguito della Viola. La squadra più appassionante dell'ultimo decennio, lo possiamo dire. Sì, lo posso dire tranquillamente, io che la seguo da una vita la Viola posso dire che in effetti mai c'era stato questo entusiasmo, anche se in qualche circostanza ai tempi della Serie A1 ci sono stati momenti che sicuramente non sarà tanto facile dimenticare. Prestissimo, ci vediamo domenica. Sì, non manco mai, quando sono a Reggio Calabria sono sempre presente. How do you want me to? How do you want me to?